Belle raga, qui Alfie Game, terza parte del gameplay di Ace Combat 3 Electrosphere. E iniziamo subito, sempre. Comunicato del nemico dalle 18:30, dopo fuoco su veicolo senza equipaggio con armi biologiche, non so che cavolo ho detto. No, non posso nemmeno. Vabbè, abbiamo sto robo giallo che è innocente, non si deve colpire, non si deve colpire. E dobbiamo colpire quel robo. Fragile Cargo è la missione, non è tradotto in italiano, ma è proprio così il nome originale. Useremo il fighter perché qua abbiamo bisogno di potenza, o meno penso. E niente, la traduzione della missione non è fragile così. Ecco qua sto mega robo. Ok, tanto abbiamo quel robo là, non provateci nemmeno a colpirlo perché vabbè, ci abbiamo queste varie ciminiere dovrebbero essere. Penso che basta anche un solo missile, giusto? Oh, ok, sì. La traduzione non c'è. No, che traduzione? Nella versione giapponese del gioco la missione si chiama ugualmente Fragile Cargo. Non è che spunto fuoco. Perché non lancia di tutto? Vabbè, lascia stare. Comunque serviva quello là mobile. Bello, e mo'? E ora dobbiamo aspettare che qualcuno si accenda. Quindi teniamo punto quadrato fino a quando non vediamo qualcosa di rosso che si accende. Magari può essere questo, magari può essere quest'altro, non si sa. Dobbiamo un po' andare a... No, di intuito. No, c'era un modo preciso, però non mi ricordo. Beh, questo è null target. Ecco. Ne è apparso un altro. Beh, sì, c'è anche da dire che non ci gioco da un bel po', quindi non è che mi ricordo bene le robe. Le prime tre missioni me le ricordavo bene perché ho fatto ben due registrazioni e sono andate tutte male. Poi Alfie Game è migliorato con la roba. Vabbè, nell'attesa che appaia un nuovo robo, proviamo a distruggere sto robo. Più pochino prima li ho lanciati, però sempre che non si fa colpire. Ecco qua, un altro. Perché se non sbaglio quello è un robo che tipo indistruttibile. Mi ricordo bene la storia, perché sotto 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 in questo gioco la storia c'è. Ecco, perché poi queste missioni vengono dalla versione giapponese del gioco. E tutte queste missioni che stiamo giocando nella versione giapponese del gioco c'è. La versione giapponese del gioco ha finali alternativi, quindi non si giocheranno tutte le missioni. Infatti la versione giapponese ha più missioni. Ora voi direte, ma perché stai facendo così tanti confronti con la versione giapponese? Perché già non ha una storia la versione europea, quindi diamo un pochino senso a questo gameplay, spiegando un po' le cose. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima. Certo. Il mio pelo è l'ultimo. Ci troviamo nella cittadina di Alex Bay. Pam 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 pam. Ok, questa è la squallida, fate finta di nulla. Ok, era apparsa la scritta non sparare. Cosa succede se lo spariamo? Missione fallita, semplicemente. Perché il tizio è un bersaglio, ma ci serve vivo. Ok, questo dovrebbe essere davvero l'ultimo. No, perfetto, cioè, fantastico. Ok, è apparso proprio qua vicino. Buono. Oh, non dico più che questa è l'ultima perché altrimenti...
Ma comunque non funge. E qua, premendo quadrato, stiamo andando un pochino fuori mappa. Se si va fuori dalla mappa, la missione fallisce. Cerchiamo di andare un po' dentro e... Mi sa che non c'è un modo ben preciso. Cioè, appaiono così a muzzo. Ecco qua, la Barça. Sembra una gioia quando appare un robo rosso. Vai a fargli una missione. Se io. Se sta missione fallisce, valla a fare tutto sto robo. Ma non me lo posso permettere. Quindi facciamo le cose con calma. Dai, dimmi, deve essere l'ultimo. Non mi ricordo se l'aveva detto nel briefing. Se erano dei robi precisi. Eccolo. Qua vicino, giusto, giusto. Vai. Ok. Abbiamo finito? No! Oh, continuiamo a stuzzicare sto tizio qua. Che come vi dicevo è indistruttibile. Vedete, l'ho colpito. Ora, per colpito, attenzione. Aumentando la difficoltà, già normal, alcuni veicoli si fanno... Vengono colpiti ma non vengono abbattuti subito all'istante. Ora io sto giocando la modalità easy, quindi le cose si distruggono un pochino più facilmente. Qua dobbiamo distruggere il ponte. Ponte fatto davvero a ponte. Però non mi poteva mettere il bersaglio pure dall'altra parte, perché lo stavo prendendo in pieno. Comunque sto. Non so se c'è un modo per accelerare i tempi. Penso che ci sia, se non sbaglio. Oh, ristuzzichiamo il tizio, che devo dire. Guardalo, il dirigibile bellino. Non le adorete? Adorete, eh? HQ, ci vedrebbe. Guarda che luna. Non le adorate quelle missioni dove non sapete che cavolo fare? O perlomeno qua. Mi sento leggermente un idiota. Ma leggermente, eh? Non ho capito se gli devo stare lontano o gli devo stare vicino. Oh, riandiamo a stuzzicare il tizio. Perché insomma. Se il tempo non passa mai. Cioè, perlomeno il tempo passa, scorre. 7 minuti di missione. Oh, a me ammaraggio riuscito, ma non so. Ah, perché doveva arrivare là, è stata espulsa. Cercala e distruggila. Quindi era tutto calcolato. Che doveva arrivare il tizio là. Idrofalo. Quello è idrofalo. Ok. Tempo bloccato. Terribile. Soddisfazione questo. E vediamo qual è la prossima missione. Perché io ho un foglio dove so già quale missione dovevo fare. Questo si chiama gameplay organizzato. Mo' avrò una schifosa di sicuro. Terribile, il mio primo A. Una missione che non mi piaceva per niente. Continuiamo subito. Un'altra ci sta. Ci troviamo nei tempi, nonostante quella parola là. Un affondamento militare. Ecco, gli impianti di Mirror a Megaflot. Due tizi là. Poi c'è tutto un robo rosso che sta per arrivare. Eccolo. Che è qualcosa di. Ok, obiettivi un misto tra terrestri e aerei. 4 minuti e 11 dovrebbe durare. Sì, ci troviamo. Se tutto va bene, ricordiamo. Quindi io qua, Earth Game, decido di optare per la mobilità. Vulcan, missile e vai. Demilitarization. Che nella versione giapponese si chiama Megaflot.
senso, se stiamo pure la locazione è Rocky Is, che dovrebbe stare per Island, quindi Rocky Island. Non penso che sia Pennsylvania, però vabbè. Eccoli qua, gli obiettivi. Al tramonto, fantastico. Gun, no. No. Ah, proprio Gun è l'obiettivo, ok. Frena. Via, subito. Ecco, è qua. Attenzione che qua ci ultra bombardano. Però noi facciamo un pochino di piazza. Ah, dicevo io, non l'ho beccato. Missile alert. E basta. Vabbè. Un'altra torretta. Distruggi tor la torretta. Vabbè. Due addirittura gliene ho buttate. Andiamo con i veicoli aerei. Oh, no, pensavo com'è. Sto qua mi colpisce. Frena, 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 frena. Dai, però ci stava a colpirlo, vabbè. Andiamo da quest'altra parte. Guardala tutto solo, tutto solo. Andiamogli a fargli visita. Ci avviciniamo piano piano. Troppo, ci siamo avvicinati. Piano piano siamo andati un pochino troppo veloci, vabbè. Diciamo che distruggiamo prima l'obiettivo. Dov'è distruggere questo qua che è più vicino? E Arts Game distrugge questo qua che è più vicino, che però è più sotto. E che però non so dov'è. Ah, eccolo là da una parte. Ah, pure in stallo sta mandando, perfetto. Su, stucco questo. Poi quello terrestre. E dovremmo stare a posto. Tower. E boom! Ok. Missione compiuta. E tutto molto bello. Vediamo la prossima missione qual è. Perché ora mi trovo in una situazione un po' brutta. E ok. Premi start per uscire. Abbiamo finito anche questa missione C. Non mi sembrava di aver fatto qualche cosa. Vabbè. Noi ci vediamo nella prossima parte. I tempi dicono così. E niente, lasciate un like ed Alfie è tutto. Io vi saluto e ciao a tutti.